Firenze, 24 aprile, quest'uomo sullo scooter, mascherina bianca a coprire il volto, si accosta a una prima auto, scruta all'interno dell'abitacolo, poi fa lo stesso con una seconda auto, infine la terza. Ha individuato l'obiettivo. A bordo la nostra collega Cesare Buonamici con il marito. L'uomo inizia a pedinarli, fa segno alla macchina con i complici di seguirlo. Intorno alle 20, quando le vittime si fermano davanti a un cancello, i rapinatori entrano in azione. Sono in tre a bordo dello scooter, un quarto fa il palo. Due raggiungono l'auto ferma, si sporgono all'interno dell'abitacolo e aggrediscono la coppia, strappando via gli orologi, entrambi di ingente valore. Lo spavento è enorme, è un attimo e i tre si dileguano sullo scooter. Qui entrano in scena i falchi della squadra mobile di Firenze, passano al setaccio ogni singolo fotogramma del video delle telecamere di sorveglianza della città e ricostruiscono a ritroso tutti i movimenti della banda. Sono criminali in trasferta, tutti campani tra i 25 e i 50 anni, con un SUV e un furgone usato per trasportare lo scooter da Napoli. Raggiungono prima Pistoia, poi Firenze, dove mettono a segno il colpo per poi tornare alla base. Un metodo consolidato, ritengono gli investigatori, ed è questa anche la ragione per cui vi mostriamo questo video, invitando a prestare attenzione a movimenti strani di scooter e auto intorno alla vostra. Stamattina tre dei quattro presunti responsabili sono stati arrestati. L'autista del furgone è stato denunciato a piede libero, mentre sono ancora in corso le ricerche dell'ultimo rapinatore. Un ottimo lavoro dell'antirapina della mobile, che ha ricevuto le congratulazioni del prefetto di Firenze.